associo anch'io a nome dell'amministrazione comunale al ringraziamento rivolto a tutti quanti voi presenti, alle autorità militari, alle associazioni d'arme e combattentistiche, a questa splendida esperienza animata a Rio Nero dal centro anziani, a questa bella e sempre larga partecipazione delle scuole, dei giovani, dei ragazzi. Cittadine e cittadini, questo è il decimo anno in cui mi capita, e lo faccio con orgoglio e con emozione, di celebrare questa ricorrenza. E devo dire che in questi 10 anni non c'è mai stata l'occasione perché questa fosse una celebrazione retorica. I tempi difficili che attraversiamo la hanno sempre resa, talvolta drammaticamente, di straordinaria attualità. Abbiamo vissuto i riverberi qui dall'altro lato dell'Adriatico dell'orrore della pulizia etnica, e poi abbiamo vissuto l'inizio dei conflitti sempre più sanguinosi in Medio Oriente, in un crescendo che ci ha portato in questi ultimi anni fino agli sgozzamenti proposti in diretta da parte di un califfato sedicente che è il prodotto della miopia dell'Occidente e dell'integralismo più folle. Non è mai stata retorica, perché in questi anni, quando non abbiamo dovuto occuparci di stragi, di guerre e di conflitti, abbiamo dovuto però commentare con rammarico le esternazioni fantasiose di qualche ministro della nostra Repubblica che, smemorato, ha provato a raccontarci che tutti i morti erano uguali, che bisognava promuovere un clima di riconciliazione nazionale perché questa di cui discutiamo anche oggi, la guerra di liberazione in Italia e in Europa, era stata poco più che una guerra civile combattuta all'ombra di vessilli ideologici contrapposti. Abbiamo provato pazientemente, ma testardamente in questi anni, a sostenere che le cose non stavano così, e abbiamo provato a farlo proprio a partire dalla peculiarità della vicenda tragica che il 24 settembre del 43 ha investito la nostra comunità. Qui, badate cittadini, non si è trattato di un episodio come quello che 3 giorni prima si verificò a Matera. Non ci fu nessun atto insurrezionale, non ci furono scontri che avessero riguardato l'esercito occupante, nemmeno marginalmente. Qui si è trattato invece di una gratuita strage di civili innocenti che non ha nulla a che vedere, a pensarci bene nemmeno, con un atto di rappresaglia comunque concepito. Anche nei codici di guerra la rappresaglia a suo modo, per quanto feroce e regolamentata, e anche nei codici di guerra è previsto che debba esserci una proporzione fra l'offesa recata e la risposta offerta. Qui furono trucidati ragazzi, uomini innocenti che non si erano macchiati di nessun fatto di sangue né di insubordinazione. L'episodio a cui tante volte si fa riferimento non ha nulla a che vedere
con atti che altrove hanno prodotto, quelle sì, azioni di rappresaglia. E abbiamo provato a dire che proprio per la particolarità della nostra vicenda qui del 24 settembre, che badate non è l'unica di questo tipo in Italia, questa comunità nel tempo ha potuto affinare una sensibilità particolare, ha assimilato nel suo codice genetico profondo, nella sua coscienza, nel suo senso comune, una ripulsa, un rigetto, un rifiuto radicale per ogni forma di violenza gratuita che si scarica sui civili. E in fondo, lo si è detto qualche minuto fa, non siamo molto distanti dalle scene che ancora in questi giorni, ancora in queste settimane, siamo costretti a vedere in televisione, sia quelle che riportano la guerra drammaticamente nel cuore dell'Europa, pensate al conflitto non ancora sopito in Ucraina, anche lì sulla base di questo veleno del secolo che abbiamo alle spalle, il nazionalismo che accanto al razzismo e alla xenofobia ha prodotto e continua a produrre disastri incalcolabili, e dall'altro lato, dall'altra sponda del Mediterraneo, ci vengono consegnate le scene drammatiche di barconi pieni di disperati che tante volte perdono la vita nel barcone o nel camion frigorifero, del bambino steso sul bagnasciuga e raccolto da una mano pietosa. Ecco, tutto ciò che non ha senso, tutto ciò che ripugna all'animo umano, tutto ciò che ripugna alla coscienza civile e democratica delle persone e dei popoli di questo continente appartiene profondamente alla storia della nostra comunità. È per questo che abbiamo provato in questi anni, col concorso e con l'aiuto, non voglio dire con la consulenza perché il termine mi pare inappropriato, delle famiglie dei caduti, degli insegnanti e degli storici, dei giornalisti, dei cronisti che hanno voluto cimentarsi nella ricostruzione di questa vicenda, abbiamo provato a costruire il sedimento di questa memoria con il percorso che sta qui di fronte a noi nel rione che fu il teatro principale del rastrellamento, con l'invito alle testimonianze dirette, quella odierna dell'amica che saluto e che ringrazio, così come quelle di Lidia Menapace, di Pietro Terracini e di quanti altri sono venuti qui, con la costituzione di una sezione rinnovata a cui abbiamo sempre offerto sostegno e collaborazione dell'AMP. Abbiamo provato cioè in questi anni, attraverso un insieme di azioni convergenti, a dire e a trasmettere questa sollecitazione alle giovani generazioni che la memoria ha un senso quando non si limita a ricordare gli episodi, ma quando prova a connetterli, prova a metterli in rapporto fra loro e a costruire spiegazioni, torna sugli episodi e li riesamina criticamente. Ecco, il ricordo, la memoria hanno un senso quando diventano fino in fondo pedagogia, capacità di trarre insegnamento, capacità di offrire insegnamenti. Rivolgo ovviamente questa sollecitazione soprattutto agli insegnanti.
rapidamente questa nostra celebrazione, dicevo, della memoria come pedagogia, come tentativo incessante di tornare sui tratti specifici, salienti del carattere, del profilo di una comunità. E abbiamo quindi provato, dicevo, in questi anni a sollecitare anche una riflessione sui momenti salienti della nostra storia cittadina. Noi, sapete, siamo un comune giovane che non ha, al contrario di alcune comunità di quest'area, da vantare grandi quarti di nobiltà. Non abbiamo cattedrali e castelli, la nostra storia non è costruita su quella di concili e di sovrani. E però in tutti i tornanti drammatici della storia di questo paese, quando la grande storia ha lambito, sfiorato, toccato la storia locale, noi da quegli episodi siamo in qualche modo riusciti a trarne gli auspici. Siamo riusciti a risollevarci, per esempio, all'indomani della tragedia rappresentata dal brigantaggio postunitario. Siamo riusciti a risollevarci dopo la morte e la distruzione che quella vicenda storica seminò, e prima della fine del secolo, nel momento in cui l'Italia liberale unitaria sembrava in grado di mantenere le sue promesse, in qualche modo diventammo un comune che, grazie a Giustino Fortunato, ricavò dopo l'autonomia comunale il suo territorio. Diventammo il comune che ospitava le ferrovie ofantine, in qualche modo allargandoci ad un ruolo e ad una funzione che da quel momento almeno non abbiamo mai perso, larga, sovralocale. Ecco, a quella vicenda seguirono gli andirivieni della storia, la crisi dell'Italia liberale, la guerra e il fascismo, e poi questa vicenda storica, l'eccidio, il martirio dei nostri concittadini, quello che oggi celebriamo. Anche all'indomani di questa tragedia, quella comunità riuscì a risollevarsi, e si risollevò questa volta non già per l'opera di grandi uomini ed illustri personaggi, che pure annoveriamo numerosi nella nostra storia, ma per effetto di quella grande trasformazione civile, sociale, economica, culturale, che all'indomani della liberazione del paese e sulla base della Costituzione repubblicana prese piede, ebbe vita in Italia. Furono questa volta le lotte contadine, la formazione dei grandi partiti di massa a costruire l'esperienza democratica grazie alla quale questo paese ha vissuto ed ha prosperato in 30 anni gloriosi, quelli di sviluppo per tutto il paese, che lo hanno reso ad un certo momento obiettivamente centrale anche negli equilibri di area vasta in questa regione. Bene, io penso che noi dobbiamo tentare, anche in tempi bui e difficili come quelli che viviamo, tempi nei quali ancora una volta, e al di là di quello che ci appare, la grande storia lambisce le nostre piccole vicende locali, anche da qui dobbiamo riuscire a trarre auspicio. Anche su questa base dobbiamo riuscire a costruire la nostra risalita, anche riflettendo sul nostro passato per comprendere in profondità il nostro presente. Dobbiamo immaginare la resurrezione e l'uscita dalla crisi di questa comunità e di quest'area. E allora, viva i martiri del 43, viva la Repubblica Democratica e Antifascista nata dalla Resistenza, viva la sua Costituzione, viva Rionero, città di pace,
che farà dei suoi giovani, diceva stamattina il parroco, il germoglio di un avvenire di prosperità, di lavoro, di progresso e di solidarietà. Grazie. Ora la manifestazione continua, raggiungeremo il centro sociale e ascolteremo la testimonianza della nostra gentile Teresa, la nostra ospite. Per aver presenziato e per averci onorato della loro presenza. Grazie.